L'elenco di strade rotte, distestate e pericolose è lungo. E non è più un problema di periferie, anche le arterie principali ormai sono diventate un percorso ad ostacoli, buche piccole, medie e grandi, tappetini di riempimento e rattoppi qua e là. La situazione è la stessa in molte zone della città di Fano, ma come aumentano i problemi, aumentano anche le polemiche da parte dei cittadini. Due nostri reporter di strada, ad esempio, ci hanno inviato alcune immagini. La prima relativa ad una buca in Via Papiria a Bellocchi, mentre questa è stata scattata in via cena a Gimarra. Tante sono le segnalazioni che ogni giorno arrivano alla nostra redazione, ma non si prendono provvedimenti per una manutenzione urgente può diventare davvero pericoloso per l'incolumità delle persone. L'ultimo episodio è accaduto ieri sera, poco prima delle 20, in via del ponte nel quartiere di San Lazzaro, dove un anziano è caduto dalla carrozzina dopo aver urtato in un marciapiede rotto. Lei ha l'attività qua a sì, fianco? Sì, sì. Ha visto cadere il signore? Sono dopo, quando ero già lo caricavano sull'ambulanza, però eh, quella sta qua del tabacchi mi ha detto che c'era una signora che spingeva la carrozzella e ha preso praticamente qua e questo signore che era sulla carrozzella è cascato all'indietro e ha sbattuto la testa proprio qua. Su questo qua è uscito il sangue lì, dopo hanno pulito quelli dell'ambulanza insomma. Una situazione pericolosa, eh, sarebbe da risolvere. La data, sì, 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 qua e cascono tutti i giorni continuamente, dalla mattina alla sera, non è che... Inciampano sempre qui con le ruote. È letteralmente a pezzi gran parte del marciapiede, ma come potete notare è appunto quasi tutto rovinato. Guardate invece questa parte qua, si solleva, per cui con una ruota è un attimo, purtroppo, inciampare e farsi male. Guardate, si muove. Avete segnalato questo problema? Sì. Qualche mese fa i vigili urbani hanno fatto un sopralluogo e dopo sono arrivati i dipendenti del comune e hanno sistemato. Ma guardi in che condizioni si è ridotto: c'è una stuccatina così leggera. Ci sono venuti in due riprese, ci sono venuti e niente. Quindi, nel ha, giro fatto. di pochi mesi, la situazione è ritornata come esatto, quella di prima. Esatto, hanno guardato solo quello mentre gli altri li hanno, lasciati, li hanno trascurati tutti, li hanno lasciato perdere. Qui casca la gente tutti i giorni in continuazione. Cioè, io non, non ho parole. Davanti il negozio qua è un casino. Vabbè, qualcuno parcheggia male per carità, però... Non lo so. Sia persone in sala alla bicicletta che sì, a sì. piedi? Certo, certo, adesso a parte la pista proprio ciclabile che se camminano al centro va bene ma come si, si spostano un pochino inciampano sempre nel, in questi pietroni esagerati che si sono disinestati tutti, non ci si capisce niente qui E se il tombino di via del Ponte è stato riparato dopo il nostro servizio andato in onda il mese scorso ora sono i residenti di via Poletti in zona Poderino a segnalarcene uno da sicurezza sistemare il prima possibile. Da quanto tempo è così? Eh, da un anno, due anni, insomma da parecchio tempo. Sì. Avete già segnalato al comune magari questa situazione? No, non lo so se qualcun altro l'ha fatto, e comunque la situazione è così da un pezzo, insomma. Più che altro ci si prende con le ruote della macchina, se uno insomma, non sta attento mentre parcheggia, poi anche con la bicicletta perché girano qui, quindi è pericoloso, è pericoloso sì molto.